Chantre Gualtieri, che sono qui al Ciocchetto, la gara di fine anno. Avete già, vi siete già giudicati la Coppa Italia, una competizione nella competizione quest'anno, e qui al Ciocchetto per un saluto di questo 2013 che vi ha fatto onore. Sì, dai, siamo qui per divertirci, siamo giù con l'appunto del team D'Ambra che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia. Sarà una gara molto impegnativa perché, viste le condizioni meteo e le strade che presenta, comunque sarà divertente. Cercheremo di agguantare il primo posto se gli altri ce lo consentono, e soprattutto comunque di divertirci. Una gara che, questo è divertimento, un po' un gioco, perché le prove sono cortissime ma insidiosissime comunque. Appunto, hai detto bene, insidiosissimo questo, perciò l'importante, come ha detto lui, divertimento, e senza rischiare niente, perché veramente incredibile, tra la nebbia e il fango è veramente rischiosa questa gara qua, però è bella, nonostante tutto è bella. Poi bella nervosa, tutta compatta, nemmeno un attimo di respiro. Nervosa. Sì, sì, è tutto calcolato al millesimo, se ti sbagli qualcosa sei veramente nei guai, però va bene. Si vede che gli organizzatori hanno pensato di rendere la difficoltà nella difficoltà. Buon divertimento, ragazzi. Grazie. Simonetti Manfredi qui con la Clio R3, una vettura che è in continua evoluzione, e qui a Ciocco si trova sempre condizioni da poter collaudare sempre qualcosa di nuovo. Bravo Massimo, sul bagnato non abbiamo tanta esperienza da averci corso nelle stagioni scorse cui abbiamo corso la nostra macchina, perciò ci metterà a dura prova su delle condizioni che abbiamo scelto di impostare domani sulla macchina, delle tarature e degli angoli. Vediamo, la macchina ha una buona motricità, partiamo prioritari, abbiamo questa fortuna di portare in vetrina i nostri sponsor in buona vista, e onestamente mi fa piacere perché dalla Coppa Italia abbiamo quest'anno ottenuto ben poco, sai che non siamo andati a fare la finale, non abbiamo preso le iscrizioni che ci doveva dare gratis l'AXAI, perciò questa purtroppo è una cosa che mi è dispiaciuto, però mi fa piacere portare gli sponsor in vetrina qui a questa bella gara, che è una bella vetrina per tutti. E tutti gli sponsor e tutti i concorrenti, vediamo di far bene. Abbiamo una buona classe con due personaggi, sia Arza, che è un ragazzo dal piede peso, e Pierotti Luca, che è anche un altro buon pilota, perciò non possiamo permetterci di dormire, anche se partiamo davanti potrà essere vantaggioso per lo sporco o svantaggioso perché troveremo le foglie di una quata che fa stanotte, non si sa. Partiamo a affrontare sta gara sempre con la serietà massima e poi vedremo. Jasmine, partire con il numero 2 penso sia una bella emozione. Eh sì, mai provata, perché io purtroppo non sono mai partita con numeri così bassi, fa un po' strano, ma vedremo, dai, ci divertiremo. Gli avversari? Gli avversari sono belli tosti, ce ne sono parecchi, macchine molto più grandi, e anche in classe c'è veramente dei piloti che vanno forte. Quindi ci sarà da divertirsi. Certo, quello sempre. Grazie ragazzi. Siamo qui con Sciavella Rombi, che sono un equipaggio inedito con una vettura nuova. Sì, aspettavamo questa fiesta per fare il campionato il prossimo anno, e questa è l'occasione per provarla, prima prova che usciamo su strada. E niente, c'è al mio fianco Alessio, perché il nostro vecchio perna ha preso le botte dalla moglie, c'è il bimbo piccolo, quindi non lo fanno più correre. Però anche Alessio è un bravo navigatore, abbiamo già il nostro feeling, quindi faremo una bella gara sicuramente. La macchina è super performante, è veramente impressionante sia per quanto riguarda assetto e frenata, più che il motore. E comunque direi che è una bella macchina a 360 gradi, quindi dentro qui qualche garetta ce l'abbiamo fatta, la strada un pochino dove mettere le ruote lo sappiamo, speriamo di fare una bella prestazione. Alessio, una macchina, come diceva appunto, molto interessante, nuova, in pratica in Italia ce ne sono pochissime, siete alla prova del fuoco qui al Ciocco con un percorso abbastanza impegnativo, prove corte ma molto molto impegnative. Sì, le prove sono molto corte però molto selettive, quindi bisogna essere sempre concentrati al massimo e non sbagliare niente, perché nonostante sono corte però è più facile sbagliare su una prova corta che quelle lunghe. La macchina purtroppo non l'ho ancora provata, ma avrò maniera domani, meno male. Ringrazio Gabriele
e Michele, perché mi hanno dato l'opportunità di fare questa gara, che non è facile, insomma, ci metterò tutto quello che posso fare, insomma, per non deludere Gabriele. Buon divertimento, ragazzi. Alessandro Bugelli, giornalista tra i più affermati in campo nazionale proprio per quanto riguarda i rally, qui al Ciocchetto, dove si vede che la specialità è in salute quando vengono effettuate certe tipologie di scelte anche sportive. Ma sicuramente, allora, per quanto riguarda il Ciocchetto 2013, io sono stato dell'idea da subito che è stato un successo. Un successo perché si è visto subito un notevole afflusso di iscrizioni, di adesioni anche importanti, ci sono state anche tante richieste addirittura altrettanto importanti, poi non sono state concretizzate, quindi questo è sinonimo del riaffiorato sentimento di amore proprio da parte dei piloti sul Ciocchetto. È stato mandato a casa qualcuno, come si suol dire, 12 equipaggi che sono stati esclusi, e quindi da una parte dispiace, da una parte c'è soddisfazione, perché insomma, ripeto, si è visto che da quest'anno rispetto agli anni passati è riaffiorato proprio quello, come ho detto io, l'amore su questa gara. Una gara che secondo me rievoca poi i rally di un passato, molto, anche se le prove sono molto corte, sono tutte attaccate, quindi non danno respiro proprio come i vecchi tempi. Ma guarda, io al Ciocchetto come copilota ci ho corso, ma mi pare 4-5 volte, e io mi sono sempre divertito tanto, perché qui c'è il ritmo frenetico, proprio non, senza respiro, le prove sono impegnative perché non sono da prendere sotto gamba, c'è un po' lo spirito della festa perché l'atmosfera natalizia e quant'altro fa questo gioco, però io dico è una delle poche gare dei rally moderni sulle quali si può dire ci si diverte davvero. Ora facciamo un discorso più generale, visto che segui il campionato italiano, ma numerose gare di alto spessore, facciamo un po' il punto della situazione dei rally in Italia. Ma guarda, i rally in Italia, come tutto il motorsport, cioè tutto lo sport motoristico, dove c'è una componente di tecnologia, quindi che comporta un esborso economico notevole, in questi momenti di crisi economica tangibile, è ovvio che ne soffrono. I rally italiani ne stanno soffrendo, particolarmente alcune gare più di altre, forse per scelte che sono state fatte nel passato, per aver seminato forse meno bene di altri, alcuni, eccetera. Io non l'ho vista male la stagione 2013, sicuramente ce ne sono state di migliori di stagione, questo è poco ma sicuro. Il campionato italiano ha espresso un buon livello, le altre serie, appunto dalla IR Cup, il trofeo Rally Asfalto, il trofeo Terra, hanno tutte comunque espresso un buon potenziale, come credo anche la maggior parte delle gare di zona. Ovviamente c'è un parco macchine da rinfrescare. Il problema è che la crisi economica non permette a piloti, squadre e quant'altro di poter fare investimenti. Poi anche i regolamenti non sono molto a favore di chi deve fare questi investimenti, perché in federazione, non soltanto la federazione italiana, che poi deve sottostare a certe regole di quella internazionale, forse non prende troppo in considerazione quello che sono le esigenze, appunto, di chi poi le corse le fa sul campo. Vediamo, le premesse per il 2014 ad oggi non sono delle migliori, non sono delle più rose, però bisogna guardare avanti, non si può fermarsi e magari piangersi addosso, assolutamente. Buon 2014 quindi. Buon 2014. Valerio Bazzella, che è qui il patron qui del Ciocco, abbiamo avuto un successo enorme di iscritti, oltre che numerico, perché purtroppo 10 equipaggi sono dovuti essere rimandati a casa perché ci sono proprio problemi tecnici di gestione di queste corte prove del Ciocchetto. Quindi vuol dire grande successo di numero di iscritti, ma anche di ottima qualità, numerose Super 2000, addirittura una Fiesta R5, quindi insomma, bel carne al fuoco ce n'è stata. Sì, siamo veramente felicissimi di questo successo e allo stesso tempo dispiaciuti di aver mandato via degli equipaggi in questi periodi, che insomma fa sempre dispiacere, però siamo proprio contenti per l'elenco iscritti che è venuto fuori, che è un elenco di qualità. Diciamo che
ci speravamo, perché comunque l'anno scorso avevamo, col cambio di format, avevamo visto che comunque era una manifestazione che piaceva, e quindi abbiamo puntato tanto e il successo è arrivato. Quindi il lavoro è stato fatto in ottica del, diciamo, dell'equipaggio, dei piloti che si vogliono divertire, prove coincise che senza respirare. Sì, perché sono 12 prove tutte di un fiato, dalle 8 di mattina alle 17 di pomeriggio, quindi praticamente 9 ore di gara, e uno monta in macchina la mattina, finisce la sera ma non esce mai, quindi sono 12 prove tirate, non c'è più lo scarto rispetto agli anni precedenti, e comunque una gara molto veloce, e piace così tutta su un giorno, siamo molto contenti. Complimenti. Grazie, e colgo l'occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti. Grazie. Leo Todisco Grande, giornalista che ormai è qui di casa, qui al Ciocco, in occasione qui del Ciocchetto. Proprio ieri hai vinto un premio prestigioso, Susanna Biagioni, intitolato appunto a questa sfortunata ragazza, in un incidente appunto di 5 anni fa al Rally del Ciocco. Il Ciocco è un po' la storia dei rally. Beh, direi di sì. Il Ciocco è un rally che io seguo da fin dal lontano 1981, caro Massimo, siamo vecchietti, per cui diciamo è effettivamente un po' per me una seconda casa, diciamo così, virtuale, perché ovviamente non ci vorrei pagare IMU o tasse del genere. A parte gli scherzi, diciamo, sono qui come tutti gli anni a Ciocchetto, che ho seguito fin dall'inizio, e quest'anno è stata questa occasione di questa consegna, di questo riconoscimento Memorial Susanna Biagioni. Un riconoscimento di cui vado particolarmente orgoglioso, perché appunto è in memoria di questa signora che è morta nel 2008 in questo incidente, così questa fatalità incredibile, e che premia il giornalista che ha, diciamo, che ha detta di una giuria, ha unito, diciamo, il discorso rally anche alla promozione del territorio e di tutta la zona Mediavalle Garfagnana. Ovviamente io, come ha detto Stampa, per tanti anni non potevo giustamente essere premiato, perché lo facevo per professione. Quest'anno ho lasciato l'ufficio stampa delle gare del Ciocco per motivi familiari, per cui diciamo, mi fa molto piacere appunto in questa occasione ricevere questo premio. Complimenti. Grazie Massimo. Rudy Michelini e Nicola Angilletta, qui a gara finale della stagione 2013, che vi ha visto protagonisti un po' in moltissime gare. L'ultima gara, quando eravate in testa, vi siete dovuti ritirare per una panna elettrica proprio nelle ultime battute, però negli RC vi siete fatti onore. Qui è tutta un'altra cosa. Sì, è una gara a cui ho partecipato già diverse volte, l'unica volta però nel 2010, non è mai stata una gara fortunata per me, speriamo quest'anno che vada un po' meglio. Comunque siamo presenti io e Nicola per finire l'anno così, con una macchina che ho corso tanti anni, con la 207 dell'Olivieri, speriamo di fare un bel risultato. I concorrenti sono molto agguerriti, perché non mi aspettavo 7 su 2000, un R5, poi 2 R4, 2 N4, quindi sicuramente domani sarà una grande battaglia. Nicola, sempre in battaglia, sia come pilota sia come navigatore, quest'anno quante gare hai fatto? Mi sembra questa sia la 15ª dell'anno. Un bel impegno. Un bel impegno, ma sono contento, perché comunque sia mi dedico appunto un po' alla guida, quindi si cerca di fare il possibile per divertirsi. Quest'anno invece ho avuto la fortuna appunto di navigare a Rudy, che oltre che essere un amico appunto mi ha fatto più piacere, che da, diciamo, navigatore mediocre ha creduto in me, quindi abbiamo fatto credo quasi un'ottima stagione. Si poteva fare un po' meglio, però giustamente non si può pretendere troppo, vedremo poi in futuro se ci saranno altre occasioni. Bene, grazie, buon divertimento. Emanuele Dati e Giacomo Ciucci, qui con una Peugeot 207 Super 2000, una vettura interessante che avete fatto pochissimi chilometri di test, quindi dovremo conoscerla, o è meglio riconoscerla domani mattina. Sì, abbiamo fatto solo pochi passi oggi, ma proprio per capire un attimo la vettura. La macchina è molto bella, sembra molto facile anche da guidare, però il clima, l'acqua, il fango, non sarà semplicissimo prendere subito confidenza, però dai, contiamo sulle prime due prove di fare il giusto e poi vediamo se siamo più in confidenza con la macchina.
Giacomo, una gara tutta molto concisa, nel senso che 12 prove tutte d'un fiato. Sì, sono sempre di solite prove che ormai io l'ho fatte anni fa, ma sono le classiche del giochetto e sono corte, sì, sono piccoline, però sono sempre divertenti. Poi se si corre con un pilota come lui con una bella macchina ci si diverte al sicuro. Sicuramente, quindi gli avversari quali saranno secondo te? Ma penso Scentre e Michelini, ma loro è tutto l'anno che ci sono sopra. Qui è Emanuele, praticamente ha corso l'ultima volta con me l'anno scorso a Rally di Monza, quindi 13 mesi fa. Non so che macchina ha guidato durante quest'anno, ma insomma mi sa che su più 2000 non è sicuro. Quindi c'è da nella prima prova, ti diamo la prima prova per poter prendere confidenza con la macchina e poi subito attaccare. No, solo la prima no, perlomeno due ci vogliono. Comunque sì, dai, ho visto che comunque riesco a prendere feeling velocemente. Poi comunque la gara, sai, è sempre diversa e domani spero dalla terza appunto di essere competitivo con gli altri, ma non è comunque facile, è molto insidioso e il pericolo è dietro ogni angolo sostanzialmente. Buon divertimento ragazzi. Grazie. Egisto Vanni, pilota locale che ha vinto qui nel 2005 col Toyota e che è ritornato dopo un'apparizione con una Mitsubishi, questa volta in versione R4, quindi una vettura abbastanza impegnativa, direi molto impegnativa in queste strette strade del Ciocchetto. Sì, molto impegnativa, diciamo è una macchina nuova per me e ho avuto poca occasione di provarla, ho fatto solo 5 km e spero domani di capirla subito, perché poi è già un po' che sono fermo, quindi di riprendere un po' il via, di adattarmi subito al fondo e alla macchina. Anche perché qui si parte subito a fuoco. Eh sì, qua si parte subito a fuoco, pronti, attenti, via, e quindi se lasci qualcosa non lo recuperi più, non lo recuperi. Con le prove corte così è molto difficile. Bene, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Cristiano Mattucci, una stagione che si conclude, quella del 2013, qui al Ciocchetto con una gara che è un po' diversa dalle usuali. Sì, sempre una gara a livello di festa, chiamiamola così, per farsi gli auguri di Natale e per augurare buone feste, il fine del 2013 e augurare un buon 2014. Lo spirito è nato di questa gara per fare questo. Poi ci divertiamo e corriamo. Domani sarà una gara con fondo molto viscido, quindi ci divertiremo ulteriormente su del fondo con poco grip. Quindi divertimento sia per voi che siete alla guida, ma sia anche per gli spettatori. Sì, 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 anche per gli spettatori. Ovviamente essendo prove corte ti diverti in pochi tratti, quindi avendo più da guidare su dei fondi un po' particolari fai anche un po' più di spettacolo. Ecco. Buon spettacolo. Grazie, ciao. Claudio Arzà e Titi Ghilardi, un equipaggio inedito qui sulle strade del Ciocchetto. Sì, ho l'onore di poter correre con la Titi e mi ha concesso il permesso Gabriele Lucchesi. E lei ha bisogno di vincere, di arrivare prima almeno di classe per vedere di riuscire a vincere il trofeo AC Lucca. E io spero e ce la metterò tutta per poter farglielo vincere, però vediamo, dai. Quindi Titi, l'imperativo è quello di fare bella figura anche qui. Sicuramente, bella figura, arrivare primi senza danni. Questo mi raccomando Claudio. Poi per il resto va bene. Soggetto, quel che viene viene, non è importante divertirsi. Sicuramente vi divertirete. Ma si spera, peccato un po' per le condizioni che qua sono sempre un po' particolari dentro queste prove. Ora ci si è messa anche l'acqua, era 10 giorni che non pioveva, è venuto a piovere proprio ora. Però dai, più che altro è il pensiero è la macchina, perché io l'ho guidata l'R3 4 anni fa e non ci sono mai più risalito. Quindi magari i primi giri ci avremo da prendere, oltre confidenza con le strade che non l'ho mai fatte, anche un po' con la macchina, e poi vedremo di difenderci dagli altri, anche se abbiamo una classe abbastanza insomma agguerrita. Ce la metteremo tutta, dai. Buon divertimento ragazzi. Grazie. Vittorio Barzotti e Luigi Giovacchini qui a questa gara di fine anno che porta sempre delle belle sorprese, nel senso che anche quest'anno il fondo umido darà un ulteriore suspense. Eh sì, sì, è una gara, diciamo, più che altro è un penso ritrovo per farsi gli auguri. Comunque niente, il fondo è molto insidioso, sembra di fare un tutto della Toscana, non so, non ho mai corso sulla terra, ma soprattutto le prove alte sono molto molto sporche.
Comunque sì, siamo qui per divertirsi, poi c'è in palio perlomeno per me l'N3 nel trofeo Cilucca con Claudio Orfanucchi, ce la giochiamo, per cui sistemiamo anche questo risultatino se riusciamo, chiaramente. Comunque la classica gara di fine anno, insomma, giù. Tanto spettacolo, speriamo di darlo per il pubblico e per chi insomma ci segue tutto l'anno, per ringraziare un pochino il team, per gli sponsor, per rendere un pochino tutti partecipi e fare una grande festa di Natale. Una festa che è tutta molto veloce, non avete un attimo di tregua, dalla partenza all'arrivo non potete distrarvi. Sicuramente, questa nuova tipologia di gara sicuramente è buona perché riesce a comprimere i tempi morti e niente, quindi è, come diceva Vittorio, è l'ultima gara dell'anno e speriamo che sia fatto tutto di un fiato, di divertirsi, arrivare in fondo e dare spettacolo, perché sicuramente il pubblico sarà numerosissimo e niente, speriamo di divertirsi. Divertimento quindi sia per voi sia per il pubblico, che questo è veramente il luogo ideale per poter il pubblico poter essere partecipe anche lui alle vostre gesta. Sì, io l'ho rinominata la sagra del freno a mano, perché bene o male ce ne sono tanti da fare e da regalare, insomma, per quello che sono capace e quello che siamo capaci, penso un pochino tutti, per quel poco che sappiamo fare. Tanto spettacolo a chi ci segue veramente tutto l'anno, perché gli appassionati sono veramente tanti. Speriamo che domani, nonostante il tempo, speriamo che non piova, però quel fondicino umido renda tutto, dia un po' di pepe a tutta la gara. Grazie, buon divertimento.